questa struttura qua è prettamente sportiva, nasce per lo sport, è sempre stata dal 1970, in cui c'è stata l'inaugurazione, un luogo di ritrovo per tutti gli sportivi. C'è chi viene semplicemente a correre, chi veniva a giocare a tennis, e solo da, appunto, da quando ce lo siamo aggiudicati abbiamo realizzato ben 4 campi di padel, che è uno sport che va moltissimo nell'ambito nazionale. Ho deciso di investire in questo parco 2 anni fa, credendo che soprattutto dopo il lockdown gli spazi all'aperto erano molto più importanti, e quindi l'idea di valorizzare questo spazio per la città. E proprio per lanciare questo sport abbiamo iniziato con questa manifestazione oggi, è una clinic, abbiamo invitato 4 dei migliori giocatori italiani. Lorenzo Di Giovanni, Emily Stellato e anche altri 2 maestri che sono sempre nel giro del padel nazionale. Abbiamo a disposizione 3 campi in terra rossa, 4 campi di padel, di cui uno coperto. Qual è stata l'accoglienza e come ho trovato questa struttura? L'accoglienza è stata fantastica e lo scenario è meraviglioso e il posto si presta sicuramente al padel e a riunire le persone. E stamattina abbiamo iniziato sui campi con una buona affluenza e ci siamo divisi con Carolina ed Alessandro nel lavoro e abbiamo fatto un piccolo stage e ci siamo divertiti con le persone in campo, dandogli delle nozioni di questo sport. È uno sport in pieno sviluppo che sta crescendo tantissimo, c'è stato questo boom nell'ultimo anno. È uno sport facile, divertente e dove tutti ci si possono avvicinare, quindi questo lo rende ancora più bello. E la gente ci si appassiona e torna sicuramente, quindi secondo me e poi in questo posto ancora di più, cioè ci sarà molto movimento.